Penso. Quindi ancora dopo questa settimana, fra una settimana giochiamo poi a Varese, quindi sabato, quindi ancora non mettetemi altri problemi perché c'ho quelli di domani, arrivare a fine mese così. Tutto di vista. Questo lo stai dicendo tu, ma poi magari non. Ma hai detto che fai giocare a scherzo, mi prende in giro, devo fare la formazione, poi gli dicono hai sbagliato formazione. Io ancora non l'ho deciso, se tu l'hai deciso, buon per te. Quindi può giocare con la maschera troppo rischioso, secondo lei? Eccolo, là è un altro. Ci sono due scuole di pensiero. Allora, a me interessa che è disponibile, poi deciderò, è disponibile, se è convocato significa che può giocare. Se poi io vedo che negli allenamenti non è stato, magari l'ho visto, non è stato come la settimana prima dell'infortunio, queste sono valutazioni che farò per decidere chi mandare in campo. Quindi, da questo punto di vista mi interessa che il ragazzo ha recuperato ed è disponibile. Quindi non so se partirà dall'inizio, se ci sarà la necessità di farlo entrare in corsa, quindi è disponibile e convocato. Speravo che questa spallabile. È andato via, io guardo quello che abbiamo. Ho sempre detto che devono rimanere contenti chi rimane a Pescara. Quindi se un giocatore arriva a una proposta di Serie A con una squadra, insomma, che ha un passato importante, non è una squadra che magari spera soltanto in una salvezza, è difficile trattenerlo, quantomeno io ho avuto delle esperienze magari che poi rimangono e non diciamo così, si sentono parte del progetto che c'è qua. Quindi nel momento in cui abbiamo capito, abbiamo cercato fino a domenica pomeriggio, prima l'abbiamo convocato, di bloccarlo, ma poi vedendo l'espressione a gesti, no, perché non parla l'italiano, abbiamo capito che aveva proprio la volontà di andare alla Sampdoria, perché è chiaro, non è che magari uno può nascondere le cose, perché ci sono i procuratori che chiaramente spingono in maniera importante, e quindi è stato condizionato e diciamo che lui è stato molto bene in questi mesi qua, almeno per quanto mi riguarda, ha lavorato molto bene, era contento, ha giocato con molto entusiasmo, però poi, ripeto, io la prima volta che ho incontrato il Presidente ho detto voglio giocatori contenti, entusiasti di rimanere a Pescara, soprattutto quelli della vecchia guardia che hanno da cancellare un'annata negativa, e penso che questi ragazzi adesso l'hanno dimostrato, si sono messi da parte questo, quindi se c'è stata questa opportunità è andato via, è contento lui, magari un po' meno, però. Il fatto che non sia arrivata nessuno Ma non rimane il perché problema o non è un adesso. problema, e se devono arrivare giocatori per fare numero mi tengo i miei. Se devono arrivare giocatori che sostituiscono quantomeno in maniera equilibrata chi parte, già sì, è un altro discorso. No, speriamo di no, e non dobbiamo commettere questo errore, perché io l'esempio l'ho portato la settimana scorsa, che quando abbassiamo la tensione facciamo brutte figure come abbiamo fatto il primo tempo dell'amichevole con una squadra d'eccellenza la settimana scorsa, perdiamo tutto, cioè, ormai il calcio di oggi non consente rilassamento, ecco. Non puoi affrontare una partita e non la puoi preparare l'ultimo giorno, spingi un bottone e vai a giocare, la devi preparare mentalmente fin dall'inizio, l'approccio negli allenamenti deve essere il massimo, e questo devo dire che ho visto finora una certa maturità, perché vedo che si lavora anche in allegria, fuori dal campo, negli spogliatoi, però quando entrano in campo non vedo distrazione. Ecco. Quindi da questo punto di vista stanno dimostrando di essere maturi e tirano gli allenamenti al massimo, tutti finora. Ecco, quindi questo aiuta ad arrivare ad approcciarsi alle partite in maniera forte, in maniera importante. Ecco, quindi io spero che questo abbassare la tensione significa suicidio, ecco. Quindi non possiamo commetterlo, non possiamo farlo. Io non parlo di questo, No, questo no, no, non non c'entra niente, quella è un'altra cosa, io parlo di approccio. Gestire il risultato a volte significa che sono gli avversari che ti costringono
magari sulla difensiva, che si buttano in avanti anche magari in maniera scriteriata e ti costringono a giocare un po' più bassi, però la squadra deve avere la maturità di gestire i momenti, non i risultati, perché ci sono momenti in cui la squadra capisce che può chiudere la partita e deve andare tranquilla per chiudere la partita pure se sta vincendo. Ecco, ci sono altri momenti che devi assumere atteggiamenti diversi, ma questa è la lettura dei momenti, ecco, che si deve avere la maturità. E io credo che anche lunedì sera ho avuto la sensazione sempre che questa squadra è andata in campo perché aveva solo l'obiettivo della vittoria, tant'è che fino alla fine ci abbiamo provato, fino alla fine, dopo l'1-1 ci siamo rimessi, dopo qualche attimo di sbandamento ci siamo rimessi di nuovo a giocare, così come dopo il 2-2 il tempo di riorganizzarsi si parte sempre, è costante col pallino del gioco per cercare, non fino a se stesso diciamo il fraseggio, ma cercare di trovare gli spazi giusti per creare. Sembra un po' lezioso, però essere una critica, no, se no, condivide questa analisi, no, no, proprio qualche cosa. Probabilmente sì, questo è il riferimento a quella partita, ci sono stati momenti che magari abbiamo fatto qualche fraseggio in più, anziché di verticalizzare, è probabile che ancora dobbiamo migliorare anche in questo, perché il fraseggio va bene quando tu c'hai magari la squadra avversaria dietro la linea della palla e bisogna cercare gli spazi giusti, però a volte quando facciamo qualche break dobbiamo essere più veloci a capovolgere il fronte e cercare di essere, diciamo, più concreti in certe occasioni. Qualche volta abbiamo un attimino rallentato. Credo che sia anche un problema dei nostri avversari, però in ogni caso noi quasi sempre, anche per motivi di disponibilità dei campi, ci alleniamo spesso di mattina, insomma, che non è che fa proprio freddo in questo periodo, e quindi probabilmente un po' di adattamento c'è stato, però è chiaro che in questa fase preferirei giocare di sera, come tutti penso, anche chi assiste alle partite, sicuramente fa caldo in questo periodo. Magari facciamo la danza della pioggia per domani, facciamo rinfrescare il tempo, però credo che per domani non ci sia.